si dovrebbero Roberta sempre Bruzzone, ricordare. Criminologa, buonasera. Dobbiamo risalire ad errori fatti nel 1990? Errori fatti nel 1990 e non solo però, perché io ricordo, poi sicuramente avremo modo di entrare anche maggiormente nel dettaglio, ma già all'epoca del processo di primo grado erano abbondantemente presenti una serie di indicatori che sono stati in qualche modo ignorati o sottostimati, poi emersi con maggiore evidenza nella perizia disposta dalla Corte d'Assise d'Appello. Ma non ci dimentichiamo che vennero completamente ignorate in maniera sconcertante tutta una serie di tracce di sangue di gruppo A, come la perizia del professor Fiori dimostrò, disposta nel 90 dal GIP che si occupava delle indagini, che sono del tutto incompatibili col sangue di Raniero Busco. E siccome la dinamica ahimè dell'omicidio fu molto brutale, è assolutamente realistico che l'assassino si ferì durante l'opera, diciamo, di infierimento sul corpo della vittima e quindi sanguinò. Ecco perché ci fu abbondante traccia di sanguinamento in diversi punti dell'abitazione, in particolare sulla maniglia e sul telefono. Ora, io capisco tutto, per carità, ma non si può ignorare la presenza di quel tipo di tracce alla luce di una serie di informazioni successive assolutamente fragili e flagellate, ahimè, da una serie di errori che vennero commessi all'epoca sulla scena e di cui non possiamo assolutamente far finta. Errori enormi sono stati commessi, per esempio, nella conservazione dei reperti. Non è pensabile che i reperti siano ammucchiati tutti insieme all'interno di una busta, per 14 anni. Non sigillata e conservata per 14 anni. Per 14 anni. Cioè, Tutti insieme. Non tutti i reperti, attenzione, in quella busta c'erano i calzini, c'era il reggiseno e c'era il corpetto. Altri reperti che sulla scena sono stati fotografati sono non scomparsi. Non sono stati... Cicletta, concordo con quanto segnalato dall'avvocato, ma segnalo anche per un'altra anomalia in questa indagine, ossia all'epoca venne sequestrata una bicicletta, perché ci fu un sequestro, a carico di una bicicletta da uomo, Bordeaux se non ricordo male, che venne analizzata dal RIS di Parma, venne trovato presuntivamente il sangue e questo portò a un arresto, direi un po' frettoloso, diciamo, di Alberto Stasi, che dopo si risolse in 2 o 3 giorni perché dimostrarono che il materiale genetico repertato sul pedale non era sangue. Andiamo bene. E quindi il problema, cioè, ora obiettivamente se, all'epoca sarebbe stato, visto che la Birmani, se non ricordo male, già all'epoca disse guardate che non è quella la bicicletta che io ho visto, perché è diversa, è nera ed è da donna, forse se si fossero svegliati all'epoca era un tantino meglio che oggi, no? C'è un altro aspetto importante, se anche qui la memoria mi assiste, il GUP, perché si tratta di un processo celebrato con rito abbreviato. Il GUP di Vigevano in primo grado. Che è stata un'altra delle trovate difensive di primissimo ordine, cioè togliere i giudici popolari da una situazione di questo genere. La stampa, chiuse, naturalmente. Per carità, cioè, è giustissimo, è stato un imputato particolarmente e intelligentemente protetto. Indubbiamente insomma. Sì, ma anche avuto la fortuna processuale di imbattersi in un giudice, il dottor Vitelli, estremamente competente, che ritiratosi in Camera di Consiglio e ci si attendeva la sentenza, esce dalla Camera di Consiglio e dispone 4 perizie tecniche d'ufficio, perché ritiene che i dati acquisiti durante l'indagine non siano affidabili. Sono state queste 4 perizie tecniche a dare il colpo di grazia all'impianto accusatorio e sono anche quelle che sono state in qualche modo riconosciute come valide anche in secondo grado, perché ho letto anche la prima e la seconda sentenza, mi pare di capire che anche la seconda sentenza comunque basa le sue conclusioni in maniera piuttosto evidente sulle conclusioni di quelle perizie. Per cui effettivamente, ripeto, oggi mi sembra davvero una strada tanto in salita. Che vuol dire fase cruciale? Ci siamo da 1600 DNA, si sta arrivando... Sarebbe auspicabile, giusto. Insomma, vista e considerata la mole di campionamenti che sono stati fatti, sembrerebbe da voci di corridoio che effettivamente una linea familiare sia stata individuata. Se così è, insomma, le persone non hanno parenti infiniti, quindi dovrebbe essere abbastanza ipotizzabile una chiusura in tempi rapidi, se così è. Diversamente continueranno queste campionature randomiche nella speranza prima o poi di imbattersi nel DNA giusto, il che non è certo garantito. Siamo arrivati al momento giusto, secondo lei? Insomma.